Siamo qui a Porto Sant'Elpidio con Silvia Liprandi di Cosmo Futenno 3M che ha spiegato fino adesso la parte teorica e ha cominciato a cuocere il platano per fare la famosa piadina fruttariana. Sì, al platano è pronto, l'abbiamo cotto nel fornetto Ferrari portatile. Fornetto Ferrari che si può comprare su internet, no? Allora, una volta cotto il platano da verde, raffreddi, questo permette di ottenere la palla. Coltello di ceramica. Perché Questo caso sì, è coltello di ceramica. Togliamo la meno buccia. metalli usate e meno andate a disturbare i prodotti, dato che i metalli hanno tutti gli elettroni spostati da una parte e creano un'interferenza a livello fisico. Questo anche riguarda la vostra persona, eh? Meno metalli avete addosso, meglio La buccia viene via molto facilmente. è. Scotta o. Scotta un pochettino, ma è facilmente Però si riesce. scucchiaiandolo, anche se scotta, Volendo, non c'è sì. problema. Ok, togliamo le parti nere. Allora, lo facciamo a tocchettini per metterlo poi nel tritatutto. Vedete tutti? Più Più o o meno, meno. forse sposto l'olio denocciolato. Quindi questo è un Esatto, platano, cioè la banana sudamericana. questa. Platano verde. Allora, abbiamo tritato Allora, stacchiamo qua. Allora. Iniziamo a tritare un pochettino. Si potranno fare poi con la palla, la pizza e diverse altre ricette. Aggiungiamo, di solito per ogni platano più o meno di queste dimensioni. Allora, ecco, le quantità di olio più o meno sono 10 grammi, che ho pesato con cucchiaio bilancia Che equivalgono e più o meno un cucchiaio da minestra, più o meno, un pochino meno di un cucchiaio da minestra. E la quantità di sale dipende sempre da quanto siete assuefatti al sale, nel senso che ci sono a persone piacere, è che, a esatto, piacere. in questo caso metto 1 grammo più o meno, non è necessario che sia Equivale a mezzo particolarmente, cucchiaino? un grammo è un quarto. Magari mettete anche di più. Sì, esatto, ne mettete di più, ne mettete di meno, Tanto quella del secondo me. pizzaiolo è carica di sale e olio, quindi. No, non so quando lo mettiamo. Ah, quella del pizzaiolo, sì. Ma in teoria potrebbe andare bene anche la banana, però deve essere verde, o se no per fare il riso usiamo l'alu kesel, che è una banana dello Sri Lanka, essendo un po' più bianca, fa l'effetto riso quando viene tritata, perché adesso quando è caldo fa la palla, se invece tu fai raffreddare il platano o l'alu kesel, puoi fare col platano il couscous, che quando è freddo e lo metti là dentro, ti fa il spezzetta in couscous. Quando è caldo fa la palla. Freddo, couscous. La lucchese è la stessa cosa, ti fa la palla se è caldo, se è freddo ti fa il riso perché è un po' più bianchino. Quindi, però il consiglio che noi diamo è di non mischiare gli amidi. Se fai la lucchese, fai la lucchese. Se fai la banana verde, fai la banana verde. Se fai il platano. Perché mischiando gli amidi, come anche la patata con la pizza, crea un po' di fastidio mischiare gli amidi. Allora, tritando il platano, andando avanti a tritarlo, 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 automaticamente si compatta in questa palletta che ricorda
chiaramente la palletta che si ottiene con la farina di grano, farina di cereale a cui siamo abituati. Con questa palletta si possono fare diverse cose. Falla vedere bene la videocamera. Questa è la palletta. Praticamente è già uscita così, già quasi. Esatto, dalla... basta tritare. Vai avanti a tritare fino a caldo, quando caldo, è caldo. Esatto. Se invece è freddo, ti fa... Sotto, si toglie dal forno, non si lascia raffreddare, deve essere una cosa rapida, si sbuccia, si fa pezzettini e subito ne trita tutto. Se invece si vuole fare, ad esempio, esatto, il couscous e quindi avere una sgranatura, quindi non si vuole che si compatti, bisogna lasciarlo raffreddare. Quindi si sbuccia, si fa tocchettini, si lascia raffreddare, quando è bello raffreddato si trita e lì lo triti fino a quando ti storce. Se vuoi couscous lo vuoi abbastanza fine, se vuoi un effetto tipo più paella o più riso lo lasci un pochettino più grosso come, come sgranatura. E allora con questa palletta noi adesso vediamo come fare la piadina ad esempio, però ci puoi fare anche la base della pizza, si può fare la base della pizza, puoi staccare il pezzettino, ci fai il filoncino e una volta puoi fare di tutto, anche lì gli gnocchi, gnocchetti, esatto, o addirittura i grissini e agli gnocchi, oppure lo modelli, lo lavori e fai lo gnocco, oppure lo stendi bello sottile sottile con l'aiuto del mattarello o un po' di farina di platano e ci fai, che so, le sfoglie della lasagna, o ci fai le tagliatelle, o gli dai la forma, ci fai le orecchiette. Ci sono diverse possibilità, ci puoi fare i cracker. Perché se fai i gnocchi comunque vanno bolliti con l'acqua. Allora, pochissimo. Sì, poi fai bollire l'acqua col sale e poi proprio ci vuole pochissimi secondi perché salgono subito, esatto. Abbiamo notato che sono più saporiti se sono piccolini gli gnocchi. Farli troppo grossi, poi anche nel normale gnocco troppo grosso intoppa, no? Ma lo stesso quindi anche il couscous e il riso, cioè va cotto, allora, il couscous con l'acqua? Risponde sì. Allora, il couscous in realtà no, nel senso che lo fai raffreddare, abbiamo detto, lo triti fino a quando raggiungi la tua sgranatura e poi io cosa faccio? Di solito ci metto un po' di olio, un po' di sale, amalgamo bene con le mani, lascio lì e quella è la base, poi la condisci come vuoi, non c'è bisogno di andarlo a ricuocere. Il riso, allora in realtà il riso riesci a ottenerlo più facilmente con una banana simile che si chiama alu kesel, è un pochettino più piccola. Alu spazio kesel. Alu spazio kesel. E lì praticamente cosa fai? Se invece vuoi fare una cosa più estratto mantecato, allora lo vai a rimettere in padella. Ah, ma solo per scaldare? Sì, per e per amalgamarlo al resto del condimento. Sì, 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 sì. Qualcuno ha il calendario che volevo farlo vedere in videocamera? Sì, ah, c'è la ricetta. Poi... Ah, grazie, lo faccio vedere. Faccio vedere le foto. C'era la farina da qualche parte dove lo ci sono gli gnocchi. Il riso fatto con la alu kesel. Questo è l'ocra, questo è il platano. Niente, lo facciamo senza farina. Questa. Allora, esiste in commercio, di solito nei negozi etnici, la farina di platano. Ecco. E di solito si trova in tre varietà, la farina nativo, la farina oriental e la farina pampa. La farina nativo è molto dolce ed è più adatta alla preparazione appunto di dolci, torte e via dicendo. La farina farina di platano. La farina orientale invece è una via di mezzo ed è adatta sia alle salate che alle dolci a seconda. E poi c'è la Grazie. Pampa che è quella meno dolce e che è più adatta alle preparazioni salate. Quindi si trovano di solito nei negozi etnici, quindi che vendono il platano, oppure si può ordinare tramite internet, insomma direttamente. C'è il sito Brigman è un distributore della farina di platano, di questi tre tipi di farina di platano. La farina serve perché aiuta magari nella lavorazione. Ad esempio, c'era, però non la trovo. Vediamo di l'ho data senza. Simonetta. Ah, ok. No, la pampa c'era da qualche parte. È tutto lì. Vabbè, possiamo fare anche... Domani la cerchiamo e facciamo con la farina anche. Aiuta un pochettino nella lavorazione se magari appiccica un po'. E evita che anche il pizzaiolo quando in forno si attacchi, no? Lo usano anche loro con la farina di grano. Un po', se voi mettete un po' di farina esatto. In tutte le due parti evita che si attacchi. Se avete una pizzeria potete farlo. Allora adesso bisogna riaccendere, dobbiamo trovare la presa per domani perché non si può. Domani magari lo facciamo di là. Sì, non si può accendere e spegnere in continuazione. Ma è sempre il pomeriggio.
E mezzogiorno. Mezzogiorno lo facciamo. Domani facciamo, vediamo anche la pizza e facciamo la, l'insalata capricciosa fruttariana. C'è l'assaggino? Non so se ce n'è abbastanza c'è per un assaggino. Quelli più, più affamati. Speriamo di sì, dai. Quelli che hanno usato la dea madre della Gimbuta spostano. Adesso lo stai assottigliando? Questo è un impasto fruttariano fatto col platano, famoso platano, ed è a livello salutistico la migliore pizza che si può fare. Lo ristendo di nuovo. Lo ristendi. Così lo facciamo un po' più grande. Abbiamo preso il pezzettino degli gnocchi. Intanto si riscalda il fornetto. Si sta scaldando il fornetto Ferrari. Comunque, se avete domande generiche, fatele pure, qualsiasi cosa. Quando mi sono approcciata a questo tipo di alimentazione, io l'ho fatto per motivi, ero vegana, per motivi etici, l'ho fatto poi per motivi di salute, e mi si è aperto proprio un mondo, perché ti rendi conto che noi siamo, veniamo abituati fin dallo svezzamento a nutrirci di un cibo che non è il nostro cibo, non è il cibo adatto a noi. E questa cosa è un qualcosa che accade a livello mondiale, e quindi tu dici, caspita, in tutto il mondo le persone si nutrono di un cibo che non è a loro adatto. E infatti, inevitabilmente, vanno incontro a processi di invecchiamento che non sono naturali. Noi non lo possiamo dire perché non ci sono ancora persone che hanno protratto un fruttarismo sostenibile e quindi salutare per abbastanza tempo da poterlo dire. Però probabilmente potremmo vivere molti più anni e invecchiare in maniera molto ma molto più lenta e soprattutto mantenendoci in salute, quindi senza sviluppare le malattie a cui siamo abituati, che consideriamo inevitabili, malattie della vecchiaia, ma anche semplicemente il fatto di ammalarsi di tumori, cosa che accade sempre più frequentemente anche in età giovane. Se voi pensate al caso di Aco, aveva un tumore al cervello, guarì facendo 2 mesi di succhi verdi più frullati di mela, cioè mela insieme a succhi verdi. C'era proprio la, se voi cercate su Google Antonio Diaco e cercate la TAC, la TAC prima, la TAC dopo, perché in questi ambiti contano solo le TAC, le chiacchiere non contano niente. Uno può dire sono guarito, vabbè. La medicina. Succhi verdi c'era frutto ortaggio, ma probabilmente lo fece così in maniera istintuale, perché comunque sono alcalinizzanti. Sì, anche la verdura non frutta, per quanto sia cibo aspecifico, cioè non della nostra specie, è tossemico, però è alcalinizzante. È tossemico e alcalinizzante. Il tumore nasce con l'acido, quindi l'ideale sarebbe alcalinizzarsi con la frutto ortaggio, facendo lo schema MDA, e in quel caso saresti proprio alla perfezione. Comunque l'importante è che lui c'aveva anche la mela in questi frullati che faceva, perché senza lo zucchero specie specifico, che il fruttosio sta nella mela, la frutta la chiamano frutta ma glucosio. Scusami, io perché sono arrivata alla, cioè, molto iniziato, volevo capire questa cosa della tossicità, no? Nei semi, quando sì. Dicono che fanno bene, ma in realtà i semi sono degli embrioni che la pianta crea per la propria riproduzione. Quindi le piante, essendo, come dicevo prima, gli esseri più intelligenti del mondo, dato che esistono da miliardi di anni, mentre noi esistiamo, i nostri progenitori primati da 60 milioni, noi esistiamo da 6 milioni, confronto ai miliardi delle piante, le piante sono molto più intelligenti, dimostrato anche dalla neurobiologia vegetale, che hanno tutti i neuroni negli apici radicali, come già sosteneva Darwin. Quindi loro, quando fanno un figlio, lo creano delle difese naturali atte a fare sì che si possa difendere in una guerra chimica che avviene con i predatori, che sono strutturate queste tossine specificamente per i predatori naturali loro, che non dovremmo essere noi. Però un seme in particolare può arrivare fino a 1 milione di fitotossine, questo detto dal Bruce Ames, che è stato il più grande
fitopatologo esistito. Fino a 1 milione, pensa che qualsiasi frutto potrà avere al massimo 20, 30, 40 trattamenti. Lì 1 milione di pesticidi che mette la pianta per difendere il figlio. Del resto un genitore per il figlio farebbe di tutto, no? Quindi la mela... Ecco, in particolare, siccome la pianta ti dà il frutto specie specifico che è la mela, ti dice però non mi toccare il bambino. Infatti, l'umano che dovesse mangiare troppi semi di mela rischia la morte perché c'è l'acido cianidrico. Infatti, è notorio che un certo numero, che non so quantificare, di semi di mela per un bambino provoca la morte, per un adulto un po' di più. Però si sente, no? Più si avvicina al torsolo, più diventa meno dolce, un po' più amaro, e diventa istintivo non proseguire, no? Però guardate, se il punto è sempre non masticare, se mastichi sprigiona. Perché il pomodoro mica stiamo a togliere tutte le volte i semi, no? Però non riuscire mai a masticare il pomodoro. Come trovare adesso? Sì, è meglio, però anche la mela la più trattata sarà sempre meglio del glutine del grano. Ah, sì, anche perché la pianta ha la capacità di ripulire, diciamo, da tutte queste sostanze chimiche. Sì, dopo poche ore manda via. No, non conviene lavare perché la famosa B12 sta proprio sulla buccia dei frutti. Tra l'altro, chiariamo questo concetto della B12 perché tanto poi viene fuori sempre, no? La B12 si chiama cobolamina e è prodotta naturalmente dal corpo sotto la lingua con l'acqua cobolamina, o sta sulla buccia della frutta e della verdura e si chiama idrossicobolamina. Che succede però? Le industrie farmaceutiche, che a parte che vogliono fare i profitti, ma comunque nascono sempre dall'ignoranza, perché non è che hanno arruolato una serie di Einstein, hanno arruolato una serie di persone che non hanno nessuna passione per quello che fanno. E quindi te la stabilizzano con la ciano cobolamina. Ciano vuol dire cianuro. Ti danno la B12 sintetica stabilizzata col cianuro. Questa è la genialità di questi soggetti. E non è che sia una situazione complottistica, hanno proprio un'ignoranza di base, perché se ce l'hai sotto la lingua, ce l'hai lì, c'è la cobolamina, l'idrossicobolamina, mi devi dare il cianuro? Non mi sembra, no, il massimo. Scusi, lavandola. Lavandola però togli la B12. Tenete conto che comunque le piante e i frutti si difendono. Anche la strisciata non va bene. Ovviamente se c'è della terra la tolgo anch'io, se vedo della terra la tolgo, non mangio la terra. Però le piante hanno la capacità di difendersi, come anche gli antibiotici, che ogni 6-8 ore dovete prenderli, no? Perché il corpo li elimina, li butta via, antibio, sono contro la vita. La stessa cosa la pianta, tutte le tossine che gli vengono buttate sotto, le scarica via, le butta via. Antibio, no? Bio e vita. Contro la vita. Quindi per esempio voi mangiate sempre così, no? A cena, noi diciamo che noi facciamo... Cominciate a mangiare pranzo, cena. Allora, gli orari in realtà sono relativi, dipende dal tuo ritmo, nel senso che anche una persona che ad esempio lavora di notte e dorme di giorno può comunque fare questo tipo di alimentazione, seguire questo metodo alimentare. Vengono un po' sfasati il ciclo circadiano, però è sempre un discorso di iniziare quando ti svegli, qualunque sia l'orario in cui ti svegli, iniziare con la mela. Quindi poi passano circa 4 ore. Allora, da 4 ore prima a 4 ore dopo il risveglio siamo in fase di eliminazione delle tossine, quindi è importante non mettercene dentro di nuovo. Cosiddetta fase catabolica, espulsione delle tossine. Le prime 4-5 ore è la fase nettamente catabolica, perché poi in realtà prosegue anche al pomeriggio, che diventa la fase un po' meno catabolica, però continua a espellere tossine. Quindi per questo noi diciamo che passate all'MDA, poi c'è l'MMA, che è il protocollo alimentare migliore in assoluto, vuol dire colazione, pranzo, mele, vuol dire stare tutto il giorno a mele fino a cena, però sempre gradualmente, perché più vai veloce più prendi le sberle. Le sberle vuol dire che in questa società di drogati, cioè di cibo specifico, più vai veloce
E più raggiungi il risultato buono velocemente, più le sberle che ti arriveranno saranno grosse. Questo vuol dire che più le persone più sono determinate, più prenderanno sberle grosse. Se invece le persone che lo fanno in maniera analitica e matematica gradualmente, conseguono un risultato e poi lo consolidano. Purtroppo è come se fossimo in guerra, che scavi la trincea e poi consolidi il risultato. Mentre se tu vai subito, che ne so, da un ariano a fruttariano, poi vai a cena con gli amici che ti mangiano il tuo vecchio cibo preferito davanti in quantità industriale, ti prendi tante di quelle sberle che tu pensavi di essere un duro e invece sei l'ultimo nella forza di volontà. Ma questo non perché non le hai, ma perché l'hai sfidata, non si sfida. Purtroppo noi abbiamo questi neuroni specchio, purtroppo. In realtà noi siamo strutturati per avere neuroni specchio tali per cui se il nostro ambiente specie specifico dovessimo uscire dalla frutta e mangiare cibo a specifico, rientrando nel gruppo umano che mangia solo frutta, ci vuole un secondo. Tant'è vero che noi facciamo anche raduni melariani. Grazie ai neuroni specchio riusciamo a fare una settimana a mele semplicemente perché siamo in 5 o 10 che lo facciamo ed è molto agevole. Però al contrario, non è specchio, in società, se tu sei neofruttariano e l'hai fatto in maniera non graduale e vai a cena con gli amici che ti mangiano le tue cose preferite davanti, non è specchio, scatta e ti prendi gli schiaffi. Dopodiché penserai che non è possibile farlo, ma non è possibile perché l'hai fatto troppo veloce, non perché non è possibile, perché in realtà lei per esempio è al terzo anno di fruttarismo e vive a Milano. Milano non è Canicattì. No, ce la fai anche senza essere... Il famoso olio denocciolato del Fuca Protti, e che c'è marcato su lunga, però ci trova anche il Scarapelli, al Carrefour, in tanti altri supermercati. Poi ci sono i top che si possono prendere su internet. Guarda come si gonfia, ragazzi, venite, guardate come si gonfia. Si è gonfiato ed è un frutto, eh? Comunque l'olio, prima che mi dimentico, il top è il Molino o il Maiella, lo trovate online, il denocciolato. Ricorda un po' una piadina, un pane. Allora, online troviamo gli oli denocciolati migliori, perché ricordatevi che il denocciolato è buono quando è anche maturo, perché in commercio tutto l'olio, oltre ad essere schiacciato anche il seme, ve lo danno anche acerbo, perché loro gliene frega niente che siano nere le olive, anzi se sono nere poi perdono un po' di raccolto perché magari qualcuna cade, lo pigliano quasi tutto verde, un pochino nero. Quindi l'olio deve essere grezzo, cioè non filtrato, sarebbe, sto facendo il top, perché poi il denocciolato non riusciamo a trovarlo grezzo, grezzo, maturo e denocciolato. E le marche che hai detto? Allora, online, i top che abbiamo trovato, c'è cioè proprio al gusto, che sono i meno i più non acidi, sono la Maiella e Molino. Molino. Il Pace a volte... Il Pace che è bio, però era ancora un po' acerbino. Scusami, un'altra cosa, no? Questo frantoi normale. Alcuni frantoi hanno il denocciolatore anche per i privati. Alcuni, per esempio, io ho fatto l'olio del treno mio, che io sono di Milano ma c'ho un piccolo treno Latina, sono dovuto andare fino in Toscana a Montecatini Terme a trovare uno che denocciolasse per i privati. Però era anni fa, magari sono aumentati adesso. Stiamo facendo con frutta ortaggio. Ribadiamo che la frutta si divide in frutta dolce, mela, pera, no, cioè frutto specie specifico per il melarismo diurno, la mela rossa, frutta dolce, pera, banana, quello che volete voi, quella che è comunemente conosciuta. La frutta ortaggio, cioè la frutta che cresce nell'orto, che i medici non lo sanno, i nutrizionisti, avendo un seme, è ovvio che è un frutto, no? Nasce da un fiore. La frutta grassa, che è l'olio denocciolato, l'avocado e le olive, che non so se userai. Ma guardate come è ancora gonfio, ragazzi, guardate come ancora... L'oliva è un frutto grasso, sì. Ovviamente senza il gluconato ferroso, senza gli E330, senza tutte quelle schifezze, si trovano anche solo col sale. Comunque è pazzesco come ancora gonfio, eh? Piedina di platano. È più un tacos questo, ho fatto piccolino, è venuto più un tacos. Detto che lui lo vedo già in rampa di lancio. Prego. Allora, facciamo così, dobbiamo metterci l'olio. Volete fare delle foto magari che fate invidia agli amici, no? Sì.
Prego, prego. Allora, facciamo prima di mettere un po' di sale. Salare a piacere, sempre. E poi il famoso goccio di olio nocciolato che dà quel tocco spettacolare. Di che l'hai mangiato, così. Questa è bella... Ragazzi, questa è gonfia. Bella carica, eh? Bella gonfia, eh? Frutto ortaggio, pomodoro fresco, l'avocado. Grazie. Un goccio d'olio. Tocco da maestro il goccio d'olio. Questo è proprio da pancia mia fatica panna in un boccone solo. Guardate com'è ancora gonfia. Vediamo. E questo è, ecco, è più un tacos che una piadina. Sarebbe proprio da addentare per chi... Mettiamo in un piattino, magari qualcuno ha voglia di farlo. Magari lo tagliamo. Lo tagliamo. Sì, ce ne sono in tanti. Sì. Però uscirà conviene un po' che lo tagli tutto. Su... Dimmi, volevi dirmi qualcosa? E pesa i grammi con il sale. Perché siccome dobbiamo fare ricette adesso fatte in maniera professionale. Al Tiger? No, dov'è che si compra il cucchiaio che pesa? Da Casanova. Da Casanova, da Casanova. Che è un casalinghi che c'è nella grande distribuzione, anche nei centri commerciali. Tagliali anche in quattro. Non so se riesco, adesso vediamo. Anche se si spatascia un po', e li vedo qua curiosi. In realtà la consistenza poi dipende un po' da quanto la fai cuocere, nel senso che se lo vuoi più croccante lo fai andare di più, se lo vuoi meno croccante logicamente di meno. Sì, la cena alcalinizzante avviene cominciando con una fetta di melone e poi con la frutta, l'ideale è quello iniziare con... No, il melone giallo lo trovi ovunque d'inverno e quello arancione retato lo trovi d'estate. Sì, sì, ma anche noi viviamo dentro le serre, nel senso che noi siamo una specie tropicale che ci siamo dovuti adattare a vivere dentro delle serre, ma già il fatto che mettiamo dei vestiti... Sì, sì, sì. In realtà è giusto che vengano dalle serre, perché noi siamo fuori dal nostro ambiente, da habitat, no? Noi siamo una specie tropicale, no? Il fatto che d'inverno dobbiamo mettere tutti questi vestiti indica che non siamo nel nostro ambiente, no? Quindi se siamo usciti dal nostro ambiente... E poi dopo la notte andiamo a dormire dentro una serra, no? Giusto? La casa è una serra, un ambiente riparato dal freddo e dalle intemperie, no? Allo stesso modo anche il nostro cibo, se dove noi dormiamo è una serra, anche il nostro cibo d'inverno dovrebbe venire dalle serre. Tenete presente che con le cupole geodetiche, che sono l'architettura del futuro, tanto è vero che hanno rifatto la foresta tropicale in Inghilterra con queste cupole, che diciamo che scimmiottano un po' gli igloo, no? Gli igloo mica c'hanno riscaldamento, c'hanno la forma, c'hanno la finestrella, c'hanno la porta. Entra l'uomo che è il forno, fa da forno, e si riscaldano, stanno bene, bene dentro questi igloo, no? Lì in situazioni estreme. Con queste cupole geodetiche abbiamo un impatto energivoro bassissimo, tant'è vero che invece nelle strutture parallelepipedo dobbiamo pompare all'infinito riscaldamento per poi che va tutto verso l'alto e non trova neanche le curve per scendere come nelle cupole. Quindi con le cupole geodetiche possiamo fare delle serre invernali fantastiche. Guardate come si sta gonfiando. Dopo ne possiamo prendere un pezzettino? Sì, sì, ne preparo un'altra. Foto, solo chi fa foto però. Purtroppo si può cucinare solo un platano alla volta con questo fornetto. Non c'è un altro braccio, quindi... no? Non c'è un altro braccio. Niente, invece queste ricette tipo... Una volta che fai la palla puoi fare tutte quelle cose lì. Anche col Pastamatic, siamo riusciti col Pastamatic a fare i tagli del classici della pasta, quindi è venuto il maccheroncino. Ecco, la cena canalizzante, importante che dopo questa fetta di melone o di un altro frutto dolce, però meglio sempre se il melone, questa insalatona fruttariana fatta con torciglioni o spaghetti di cetriolo olandese, che è quello più dolce, i pomodori, magari quelli più gustosi, alternati, quelli piccoli, quelli grandi, tipo i datterini, e l'avocado, quello husk, che è il più gustoso di tutti, quello che diventa scuro,
e le olive denocciolate, perché col nocciolo pure un po' nelle palle ai denti, denocciolate però quelle senza gli acidi, quindi solo col sale. Sempre. E quindi viene, si comincia col crudo. Ricordatevi la regola d'oro, prima il crudo, poi il cotto. Quindi dopo si possono fare anche gli spaghetti di zucchina con lo strumento apposito, vediamo che la zucchina è un frutto. Però questo anche, indipendentemente dalla vostra categoria, no? Sempre fare questa sequenza, si chiama la sequenza, perché il cibo più digeribile deve entrare all'inizio, non alla fine. Invece purtroppo i medici ci dicono che devi mettere la frutta alla fine, che ti va a fermentare. Questo è un pezzo che sta un po' ribaltato. Però non è ancora molto conosciuto. Non è entrato. Ma il principio qual è? Il cibo più digeribile va all'inizio, perché qualcosa che ci mette mezz'ora a essere digerito deve andare prima di un qualcosa che ci mette 2 ore o 3 ore, che so, la pizza ci metterà ore, no? Per essere digerita. Addirittura 2 riesce a farne? Così, insomma. Ah. Cerca di esatto. Ti metto una cuccia di pizza. Chi è che l'ha assaggiato? È piaciuto? Buono? Vedi, le papille gustative sono predisposte per la frutta. Poi naturalmente adatti al tuo gusto, per cui ci metti, lo farcisci con quello che vuoi, ci aggiungi più sale, meno sale. Puoi fare una maionese fruttariana con l'avocado, l'olio e il sale, fai la maionese. Che noi siamo predisposti a mangiare solo frutta? No, perché io conosco anche la macrobiotica, per esempio, che invece ci sono tante cose che loro assolutamente... Loro fanno molto cotto però, eh? Molto cotto. Mentre noi dobbiamo mangiare più crudo che cotto. Dei cibi che non siano troppo green, quindi non troppo acidi, quindi escludono i pomodori, per esempio. Però loro hanno queste fobie del pomodoro, peperone, patate, che in realtà non è vero che hanno la solanina, perché il pomodoro verde ha la solanina, quello rosso no, il peperone verde ha la solanina, quello rosso no, la patata ce l'ha solo se ammaccata o intorno ai germogli. Peccato, perché in realtà nel veganismo la patata è molto alcalinizzante. Molto alcalinizzante. E le patologie nascono tutte dall'acidosi. Cioè la patata, rispetto al grano o ai cereali, ti dà la stessa quantità di amido, più o meno, ma non ti dà la botta di acidosi e di tossemia. Esatto, il famoso pane dei poveri, la patata, era vero, la dieta mediterranea, era così. Certe volte la sostituisco proprio apposta. Certo, poi col platano siamo al top del top, perché qui non hai nessuna tossina, perché le piante... Infatti apposta mi interessa, per dirmi, voglio fare del pane. Ah! Sì, io sono vegana, e i frutti è la mia passione da sempre. Comunque il platano lo trovate anche nella grossa distribuzione, anche tipo il Carrefour, vabbè, l'Esselunga non so se ce l'avete qua, però noi l'abbiamo trovato là, le Coop, il Carrefour. Il platano ricordiamo che banana verde, però gli etnici, allora, se avete sudamericani, i sudamericani mangiano quasi solo platano. Ma io l'ho vista. Quindi se c'è un negozio etnico, l'ho vista. Anche alla carne. Solo che ho detto, mamma mia che banana verde, cioè non pensavo che era... Perché il Carrefour e la grande distribuzione lo vendono? Perché avendo molti immigrati sudamericani, accontentano che quella fascia lì. Però viene inteso che loro lo usano male, perché lo usano fritto, e il fritto è notoriamente cancerogeno. Certo. Beh, il fritto si intende quando è immerso nell'olio, questo è, sono tracce, poco, sì. È un compromesso accettabile, diciamo. Mentre i sudamericani proprio lo immergono nell'olio. Ah, i vegani, sì. Ma io parlo dei sudamericani che ma cominciamo a dire che il fritto deve andare calando, diminuendo, perché è cancerogeno. Insomma, anche chi è... Cioè, la patatina fritta è cancerogena, la patatina a forno invece no. Comunque è molto meglio rispetto a quella fritta, anche se non dobbiamo abusare dei gradi del forno, perché comunque si crea poi quella, la grillamide a temperature troppo elevate. Il fatto che... In quattro, tagliano. Scusi, utilizzo per zuccherare lo miele, porto dello zucchero. Aia, miele cariogeno, eh? Cariogeno, eh? Mazza. Sì, per zuccherare, a parte nell'ambito vegano c'è la stevia. Io uso il dattero.
dattero frullato? Sì, lo frullo. Ah. Oppure, che ne so, stamattina... Ecco, una cosa che non ho detto prima, oltre alla frutta killer, agrumi, non bisogna abusare di frutta dolce essiccata, perché è molto acidificante pure quella. Miele non va bene. Cariogeno. Ne mangio. Dovresti usare, che ne so, la stevia in ambito vegano, in ambito fruttariano si può usare... magari più che il dattero, che già nasce troppo essiccato, l'uvetta ammollata. Ammollata però, ammollata. L'uvetta, l'uva passa, però un po' ammollata, perché la frutta dolce essiccata c'ha troppo glucosio e diventa acidificante. Ammolli? Però è più facile l'uvetta da ammollare, no? Prendo quello grosso. Il dattero è il peggiore perché proprio essicca sulla pianta. No, ma è quello morbido. Ma però già fresco è una bomba di glucosio. E quindi dattero, troppo glucosio fresco. Troppo glucosio rispetto a un frutto normale, l'eccesso di glucosio è acidificante. Domani non venite. Allora bisogna prendere l'uva passa e metterla a bagnarla. Ecco, ammollata. A mezzogiorno, domani cerchiamo. Buona. Posso riprendere mentre c'è buona? Sì, buonissima. Allora, no, è molto simile, semplicemente. Secondo lei? Eccezionale. Quindi la prova è che le nostre papille gustative sono strutturate. Buona, madonna. Buonissima, buonissima. Dovrebbero fare i ristoranti queste cose qua. Ditelo. Signora, posso chiederle se è piaciuta? Lo sto assaggiando, è molto buona. Bene, bene. Chi altri vuole testimoniare che è buona? Sì, allora ho fatto per ogni platano, io metto 10 grammi di olio. È una botta di zuccheri e frullo tutto per ottenere la calenzina. Attaccano proprio lo smalto. Se vuole può mettere anche è strutturato sale. Quello è il latte del latte regino, no? E poi una volta che ho fatto 10 grammi di olio. È un plato, più o meno di solito hanno questa dimensione. Esatto, e poi faccio la pallettina e poi ci faccio quello. Dunque, cioè, in ambito vegano c'è la stevia, che dicono che... se no, come fruttariano stiamo testando il succo di mela, il liquido... si chiama? Però l'uvetta ammollata secondo me è il top, l'uvetta ammollata. Sì. Ma quello non è molto dolcificante. Come aiuta in più l'uovo, no? Ah, sì. Però l'uvetta ammollata è proprio il top. Però deve essere un pochino ammollata. Ecco, bravo. Domani forse siamo là, che qua c'è un po' di... E lo lasci raffreddare completamente, lo triti, e lo triti fino a quando non è... Ottimo. Ottimo. Bene, bene. Comunque ci vediamo anche domani. Se invece no, un po' che so, paglia, un po' di riso, lo lascio un po' che non grosso. Sì. Ecco, la differenza è questa, che poi c'è che fa. No, è l'acidificazione che crea la tossemia, che ha le malattie. Anche il tumore nasce nell'acido. Quindi la che poi a livello chimico cosa vuol dire? L'acido, il suo mestiere è rubare elettroni. L'alcalino te li regala. Quando ti rubano i elettroni... No, quelli sono i fiori, non sono frutti, sono parti della pianta, tu stai andando... No, è acido, però crea un effetto alcalinizzante perché ti spacca le ossa e fa uscire tutto il calcio. Ah, ecco perché è alcalino. Allora il limone in realtà è acidificante. Però io per venire incontro al fatto che ormai questa moda del limone... dico, il limone è alcalinizzante, proprio le tue ossa... Perché esce alcalinizzante? Perché esce il calcio dalle ossa? Io ormai è da tanto tempo che mi prendo mezzo limone al mattino con l'acqua lievita. Purtroppo quello è fatta le ossa. Ecco perché? Cioè cosa è dovuto fatto per il calcio, perché mangia il calcio. Posso testimoniare questa cosa? Posso riprendere? Allora, tu prima non avevi problemi di movimento, da quando ho introdotto acqua e limone, che abbiamo spiegato prima che è acidificante, perché forse mi sono data una risposta a questa cosa. Cioè problemi... Le articolazioni. È lì che va a prendere proprio... Capito? Sì. Cioè, sto seduta, quando mi tiro su sento proprio l'articolazione, prima non ce l'avevo. Quindi sfatiamo sto mito del limone, perché è incredibile che ha fatto il giro di internet. Sì, sì, sì.
in una maniera... No, anche i nutrizionisti me l'hanno detto, non è che è solo internet, magari fosse solo internet. Certo. Quindi, scusa, i cibi alcalinizzanti? Allora, i cibi alcalinizzanti sono... Scusate, che... quello divido sempre per quattro. Allora, i cibi alcalinizzanti sono tutte le verdure, tutta la frutta ortaggio, tutta la frutta grassa, quindi olio, avocado, olive. E basta, nella frutta dolce quello che meno acidifica, quello che migliora è il melone. Ha un tipo di produzione diversa. Adesso non so dire esattamente come si produce il carciofo, ma non attraverso i semi sono acidificanti, il latte è acidificante, le carni sono acidificanti. La frutta dolce essiccata è acidificante, quella che viene di frutta secca sono i semi oleosi, credo. Sono i semi oleosi, la semi. Non del suo frutto. Quelli no, sono acidificanti uguali. Noi ci mangiamo tanto, va bene, ancora oggi. Mangiare a cena dopo l'insalatona, di giorno non devi mangiare, dopo l'insalatona, ma di giorno è meglio stare a frutta, a mela fino a pranzo, frutta fino a cena, e poi fare la sequenza, no? Melone, insalatona, cruda, e poi dopo, con molta foglia verde, anche poi dopo, i semi e altre cose. Io uso parecchio, semi di zucca, semi di lino, sta roba, questi pure non... Tutti a cena dopo l'insalatona. Dopo l'insalatona, sì, perché la fibra dell'insalata difende dai semi, che vanno a toccare solo la parte digerente. Allora dei semi che hanno sempre quel milione di tossine che mi mette la madre. In qualche cosa acquisto e tolgo la vita per usarlo come cibo. I semi? Non è no, perché nel momento in cui li mastichi, sprigionano quel milione di tossine che la madre ha messo dentro. Mentre il limone, scusate, il pomodoro, quando lo mastichi non andrei mai a masticare il seme perché è troppo scivoloso, lo ingoi e poi lo devi dire. Per quanto riguarda, ad esempio, la papaya, zucchina, melanzana, è ottima. La zucca, la migliore è la papaya formosa, quella più allungata, quella che sa quasi di liquidizia nel momento giusto tra il passaggio di maturazione. Il chaiote, ad esempio, che domani useremo. L'avocado, l'avocado è il migliore, quello nero, si chiama HASS. Quello verde è così, quello scuro fuori. Nasce verde, poi a maturazione diventa nero. Sì, brava, sì, sì. Catania. Sì, 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 sì. Catania. Ma anche nel sud della Spagna, Murcia. Sì, sì, sono più gustosi. Mi piace. Allora, ci sono gli studi legati all'anatomia e alla fisiologia. Quindi, come è fatto il nostro apparato digerente, come siamo fatti noi fisicamente, quindi gli studi che vanno ad approfondire questi aspetti. Di sale, se lo devo fare sulle cose. E se arriva alla conclusione che l'apparato digerente noi siamo fatti per nutrirci di fatta, come accade agli animali antropomorfi. Cioè, posso riprendere chi assaggia? Sei primo che assaggi? Sì. Posso riprenderti? Cioè noi siamo molto simili a questi animali. È diversa proprio, la patata è proprio buona, questo sembra una pasta. Buono? Signora, dove scappa? Posso riprendervi per sapere la reazione? Dai, dai. Ha mai provato a farlo con l'avocado invece che con il platano? E non viene, no. E poi è un grasso cotto, dovrebbe però riscaldato l'avocado, facendo anche la maionese con l'avocado, quella fruttariana, quindi maionese, avocado, olio e sale, viene ottimo. La maionese con l'avocado. Ti è piaciuto? Olio e sale. Posso riprenderti? È buonissimo? Confermi che le nostre papille gustative sono strutturate per questa frutta. Però faccio la maionese. Cioè, si riconoscono proprio. Bene, bene. Voi avete già espresso? Buono. A voi è piaciuto?
buonissimo, complimenti, non sembra piedina. Bene, bene. Buono. Dite ai ristoranti che devono farlo. Comprerò l'avocado, io c'ho un supermercato, una volta l'avevo provato, ma è difficile farlo capire la gente, perché... L'avocado, mi raccomando, deve essere abbastanza molle, no? Lo compro per me, anche l'entrata, no. Ah, tu c'hai il supermercato tuo, sì, e prenderai l'avocado per te? Il plato l'avevo preso, l'avocado lo vendo già. Quello nero anche? No, quello più verde. Verde. Che differenza passa? È molto più gustoso, questo che tu hai mangiato è quello nero. Cioè quello che a maturazione diventa rosso nero, rossiccio nero, ma sono anche le più grossi, anche più grossi. Più grosso. Ci vediamo. Il platano lo vendi? Platano. Lo vendi? L'ho provato a inserire, ma non lo vendo. Ma non c'è sudamericani che vengono a prenderlo, no? Poca gente. In che zona sei? Io alla Falerienza, posso alla Falerienza. Porto Sant'Elpidio, no, che noi siamo di Milano. Ho sentito. Bene, bene. Allora, sì, allora su YouTube abbiamo messo dei video. C'è la pagina Facebook. Ah, la pagina Facebook. Cosmo Frutteriano 3M. Ok. Anche nelle ricette di tutto. Sì. Andiamo sulla pagina, mettiamo mi piace, così ogni tanto. Esatto. Ci vediamo domani. A domani. Grazie. Quindi domani a mezzogiorno ne faremo. Grazie. Voi dovete aprire il ristorante. Noi. Ci vuole. Che vada quanti siete? Tutti voi. Fate una cooperativa vera, non finta, la cooperativa vera. E aprite il ristorante. Domani quindi sempre su questa diretta, la diretta su questa pagina. Ci vediamo domani a mezzogiorno.